Secondo turno di preliminare di Coppa Italia, seconda partita per il Giancalciotto che dopo essersi qualificato alla prima con il 5-0 al Real Granella trova i qualificati diretti del Roma Calcio a 8 avversari anche in campionato, settimi contro ottavi. Questa è la Coppa Italia di Serie A Lega Calcio 8. Lo stop, la conclusione di Marco Cassetti e qui rischia tantissimo il Roma Calciotto tenendola il pallone, alla fine il fallo lo ha commesso proprio il numero 4 e allora palla al Roma. Calcio in angolo battuto, cortesino dalle parti di Max Tonetto che la insacca con il mancino, il primo gol, il gol del vantaggio del Gem Calciotto, arriva all'ottavo minuto il gol del numero 6, Max Tonetto. Tocco di prima molto buono, messo ancora al centro e a porta spalancata, non ci arriva il giocatore della Roma Calciotto e questa forse l'azione più importante per la squadra in maglia bianca, arriva al 13° del primo tempo. Siamo subito in avanti per la Roma Calciotto, spalla contro spalla, tiene lì il pallone, il numero 16 riesce a toccare per il compagno, il tiro deviato, poi allontanato fortunosamente dal Gem Calciotto, azione che non finisce con la Roma Calciotto, sempre in avanti, ancora al centro, Paroni, il tocco con la mano. 3 minuti in questo momento, passa, va avanti ai quarti di finale il Gem Calciotto, la Martina ancora tutta da giocare, Cassetti, la conclusione del numero 4 è il gol del 2-0, lo ha trovato lui, Marco Cassetti, 2-0 Gem Calciotto al 17°, l'abbiamo chiamato il raddoppio delle maglie nere. Da solo il capitano in maglia bianca che ci riesce per un paio di giocatori ma il terzo viene bloccato, vediamo questa volta, ce la fa ancora una volta il numero 16, va anche a concludere questa volta, il gol c'è ed è spettacolare per il numero 16 Seferi, il gol del 2-1 del Roma Calciotto che può riaprire tutto a 5 minuti dal termine del primo tempo. Prende tempo Goletti, rinvia in fondo Seferi con la testa sbilanciata così l'avversario, il pallone Carvalho in porta, il gol del 2-2 della Roma Calciotto, arriva adesso l'intervento di Seferi poi corretto in porta dal numero 9 della Roma, si tratta di Luca Liberti, il gol del 2-2 della Roma Calciotto che riapre tutto al 10° minuto del secondo tempo. Cambio in gioco dall'altra parte, Gemma che si lancia in avanti velocemente, Cassetti, Cassetti ancora lì il pallone, Cassetti, che legnata questa di Marco Cassetti, il gol del 3-2 del Gem Calciotto, ora che mancano 8 minuti al termine, la risolve ancora lui, il numero 4 ex Roma, Marco Cassetti, 3-2 Gem. Ecco qui il calcio di punizione per Pisapia, pallone che impatta addosso a Moser, siamo sempre in zona attacco, alla fine allontanato. Poggia al centro, qualche difficoltà per allontanare Pisapia, spazio, il mancino, il pallone deviato, sempre in attacco, alla fine arriva qui il gol del 3-3 della Roma Calciotto che riapre per l'ennesima volta la gara, il gol del pareggio ancora sugli sviluppi di un tiro da fuori. Lo ha trovato il numero 3-3. È stato Cossu a segnare. Seferi. Toccato il pallone a Seferi. Botta la distanza Moser, respinge. Siamo sempre in zona d'attacco. Palloni che passa un millimetro dall'incrocio dei pali. Difeso da Moser. Roma Calciotto. Un passo dalla beffa a 2 minuti dal termine. Ad allontanare. C'è ancora Donetto. Pallone sempre al centro. Moreschini la battuta. Si trova tu per tu con il pallone. Il doppio intervento di Goletti. Ci aveva provato Santo Prete a un metro dalla porta. Botta la distanza. L'intervento di Moser è ancora una volta provvidenziale. Più azioni in questi ultimi 10 minuti che nel resto della gara. Corner battuto basso. Ha una buona occasione Pisapia che conclude, colpo di tacco che termina tra i piedi di Moser. Andiamo al riposo qui e presumibilmente saranno calci di rigore tra le due squadre per decidere il vincitore di questo secondo turno preliminare di Coppa Italia. Coppa Italia di Serie A tra Roma Calcio 8 e Gem Calcio 8, partita finita 3-3 nei tempi regolamentari. Vediamo subito la battuta del numero 10 della Roma, il gol del vantaggio momentaneo per le maglie bianche l'ha segnato Liotti. Max Tonetto per il Gem.
Tonetto, sotto la traversa, 4-4. Capitan Seferi per la Roma, secondo rigore per la squadra in maglia bianca, giallo e rossa. Col mancino Seferi, spiazza Moser, 5-4. Tocca a Marco Cassetti contro Stefano Goletti. Cassetti aveva intuito Goletti, è comunque 5-5. Pisapia, col mancino Pisapia, spiazza anche lui Mose. Jukic contro Goletti. Jukic aveva quasi impattato Goletti, il pallone è comunque entrato, 6-6, si prosegue. Quarto rigore, Vannozzi. Vannozzi spara in bocca a Moser, potrebbe essere questa la parata decisiva della partita. Giulitti, fondamentale questo rigore del numero 9. Tiro centrale, si era tuffato Goletti, vantaggio del Genoa. Paoliello, il peso della gara sulle spalle del numero 5. Paoliello, anche lui centrale, anche lui a spiazzare Moser. C'è Capitan Caruso per il calcio di rigore. Vale la qualificazione. Caruso la schianta dentro, il vantaggio per 8-7 del Gem Calcio 8, vantaggio che significa anche la qualificazione ai quarti di finale. Passa il Gem dopo i calci di rigore 8-7.